Adesso Stefania Battistella. Vassalli. Vogliamo circolare sereni tra le vene, dicevamo. Nel frattempo, taglienti spigoli pattugliavano i nostri spostamenti, il respiro mozzato dalla veemenza dell'aria. Vogliamo alimentare il silenzio essenziale. Violenti cinghiali guidati dalla mano dei padroni esaminavano minuziosamente i movimenti notturni, i loro musi separati dall'olio. Vogliamo erba per le strade, i sentieri fioriti, gioia serena al risveglio. Crudeli patiboli si ergevano ininterrottamente per sostenere l'oppressione. Vogliamo le porte delle prigioni spalancate, come il giorno, la proscrizione del dolore, pesce e vino sulle tovaglie, coltelli ancora umidi, alabarde ancora calde di visceri, infami balestre puntavano verso le piazze dei mercati, archibugi nei quartieri condannati, e desolazione e indigenza. Signor Dio, signora intelligenza. Io non sono una bomba, non sono un bambino ucciso, non sono Hamas e non sono Israele, ma non sono neppure Sudan e Mali, Siria e Libano, non sono Hutu né Tutsi, per non parlare di infibulazione, non sono neppure quello. E non sono arti mutilati, e neppure malattie, e neanche l'aspirina che basterebbe a guarirle. Men che meno sono la concezione che la vieta, e quella che autorizza fame, mosche e pance gonfie. Non sono l'Islam e non sono cristianesimo. Non sono le crociate e non sono gli egizi. Non sono uno schiavo, non sono né strega né stregone. Non sono un bunker. E non sono un campo di concentramento, non sono una prigione, e non sono un mortaio, non sono una pistola, un fucile, un sasso scagliato e neppure l'acido sul viso, non sono un missile in testa a un ospedale, e non sono un'ambulanza che sfreccia solo quando parte e mai quando torna. Non sono un capo di Stato corrotto, né un partito estremista, da un lato o dall'altro. Neppure un cittadino che si riempie la bocca di parole senza sapere da dove vengono. Non sono né bianco né nero, non sono il Papa e non sono Maometto, non sono Buddha e oltre e ogni altro nome abbia avuto questa concezione e relativo movimento. Non sono stupido e non sono tuttavia molto intelligente, ma so di certo che non sono una madre che piange perché non più madre. Non sono la pazzia dell'uomo e soprattutto non sono tutte le sue concezioni. A questo punto so tutto quello che non sono, ma escluso questo, non può restare altro che quello che sono. Come si fa a mettere tutto in pratica, caro Dio, cara intelligenza?